sono né pro Pannella né contro Pannella, ma sono con Pannella. Benedetto è molto più moderato di me, io tendo a volte sull'eutanasia a dire dai facciamo, e lui mi dice dai stai buona che non ci danno neanche il testamento biologico, però poi... Guarda, per me è un grosso casino la sintesi. Allora, intellettuale, ti va bene? Molto bene intellettuale, come no? Perfettamente. Così, allora, perfetto, così. Allora, aspetta che... Ah, ecco, adesso ti vedo perfettamente, sì, ci può stare. Ok. Vabbè, allora, fondamentalmente noi dobbiamo semplicemente registrare come se tu parlassi. Ecco, quindi puoi metterti, ecco, così, con... Ok. Che si muove. Ah, con la sigaretta in bocca, mi sembra il minimo. Sì, brava, tipo una cosa del genere. Ecco, tipo una cosa del genere, e poi tipo parla un... Ecco, esatto, puoi parlare così un secondo, e potresti anche fare un sorriso, vabbè, ma non è da te il fatto di sorridere, no? Dire cazzo, qualcosa del genere, no. No, non lingua... Ecco, una cosa del genere. Ecco, brava, così ci sta. Perfetto. Ok. Sì, io ho un problema che ne ho fatte tante e mi rendo conto quando vedo delle foto articoli italiani, delle cose che io c'ero, ma manco più me lo ricordavo, ho quel problema lì, quindi no, a un certo punto 10 minuti prima di finire mi chiedi la mia analisi e la mia posizione, visto che io non mi sono iscritta a Radicali Italiani, perché devo fare la differenza tra Radicali Italiani e Transnazionale e la posizione di Radicali con R minuscola, come ha detto Marco, penso. Perché è un movimento, non è un partito. Il partito è il transnazionale che ha nello statuto che non si presenta alle elezioni italiane finché c'è questo stato di non, questo stato di non diritto. Quindi Radicali Italiani è costruito del transnazionale ed è un movimento, non è partito. Però nulla toglie che qualsiasi radicale possa inventarlo, che è la cosa che i giovani non capiscono. Però localmente, se tu vuoi partecipare, ti inventi delle cose, ti inventi delle liste, e da parte di Pannella l'ho visto sempre citare tutti quelli che sapeva radicali in altre informazioni, ovunque. Lui critica molto Silvio Viale, sì. però lo dice, lo dice. Conosce, poi Riccardo, intanto che c'è un movimento che ragiona solo se c'è Pannella, poi dopo vuoi che cambi, cioè poi è sempre il problema che ci sono delle persone che vivono di quello.